Siamo all'anteprima del film della Disney Incanto. Cosa ti aspetti tu da questo film? Beh, io, essendo un gran amante dei film Disney, mi aspetto di sicuro di divertirmi, di tornare un po' bambino, ma molto importante che questo film lasci un messaggio stupendo. Mi aspetto un capolavoro, come sempre. Ho sentito un po' le tematiche che verranno affrontate, secondo me molto importanti, perché è un'epoca in cui tutti ci sentiamo inadeguati, quindi spero che questo film ci dia la ricetta per poter convivere un po' meglio con noi stessi e con gli altri. Ma in genere i loro film sono sempre bellissimi e poi trovano sempre la chiave giusta per far divertire i bambini e anche per dare degli insegnamenti giusti. Ci aspettiamo tanti colori, come si può vedere, quindi siamo messi in perfetto stile. Di andare in Colombia e di vedere tanta magia. Sì, sì. Beh, mi aspetto di farmi rapire per quell'ora e mezza, due, e di farmi trasportare in quella casa. Questo film è anche veicola un messaggio importante, quindi la citazione e quant'altro. Secondo lei, in che modo i film destinati a un target così giovane possono aiutare a veicolare dei messaggi? No, ma sono fondamentali, perché veicolando appunto questi messaggi anche a livello inconscio, i bambini, i giovani comunque crescono, assimilano delle determinate notizie, delle idee che poi metabolizzano e le fanno loro. Innanzitutto in qualche modo ci si deve probabilmente riconoscere per avere un messaggio, per ricevere un messaggio più forte, e questi film in particolare hanno sempre in qualche modo colpito tutti, perché ognuno ci si riconosce in qualcosa. Allora, sdoganare dei tabù, quelli dell'inclusione nei film, soprattutto quelli per bambini, è molto importante al giorno d'oggi, perché appunto stiamo parlando dell'infanzia, che è un momento in cui si possono iniziare a stabilire le regole e gli equilibri di questo mondo, e visto che comunque tutti speriamo nella pace e comunque nell'inclusione, è giusto che avvenga già da una tenera età. Guarda, noi abbiamo portato qua i nostri piccolini perché Disney ti insegna comunque è una fonte di apprendimento, secondo me c'è sempre un messaggio nei film Disney, in questo caso il messaggio di inclusività, di rispetto, sono fondamentali, credere in se stessi, quindi secondo me sono film da cui i bambini possono veramente attingere. Beh, innanzitutto messaggi di inclusione che vedo che sta già succedendo, infatti questo film parla proprio di diversità. A me piacerebbe che ci fossero, non so, dei protagonisti legati magari all'LGBTQ+. Beh, penso che ci sia sia nel film, quindi nelle immagini, che ad esempio nel veicolo del libro, la possibilità, soprattutto con i piccoli, di supportare un discorso di accettazione, di integrazione, di inclusione. Per cui è importante, fin da quando sono piccolini, ma credo che l'amore verso gli altri e il rispetto siano la cosa fondamentale per avere una società migliore. Quindi se riusciamo a partire sin dall'infanzia con l'amore per l'altro e per l'amore per se stessi, non dimentichiamolo mai, perché non c'è solo quello per l'altro, ma parte forse proprio dall'amore per noi stessi e l'amore per la cultura. A bruciapelo, personaggio preferito del mondo Disney? Allora, il mio preferito in assoluto credo che sia... Allora, perché ultimamente li sto ripassando tanto con mia figlia, quindi devo dire, secondo me Simba nel Re Leone resterà per sempre il mio preferito, e poi il mio film preferito in assoluto Disney, questa tienila assolutamente, perché io sto lottando per portare in auge In viaggio con Pippo. Ma io un po' Cenerentola, mi piace tantissimo, è comunque una persona buona che alla fine riesce con l'amore, col rispetto, con la bontà d'animo, dove la cattiveria e le altre cose falliscono. Mi piace tanto Aurora, da sempre, da quando sono bambina, adesso ho riscoperto, abbiamo rivisto proprio i classici Disney, però ti direi che proprio l'eroine del Principe Azzurro, a parte, indipendentemente da quello, mi piacciono tantissimo. Allora, personaggio preferito, prima ho detto Aladdin, e ti dico Aladdin. Preferito a me Malefica. Mi piace perché c'è questo fascino un po' del cupo, allora, del bello. Allora, lui è solo perché gli piace la Jolie, anche a me piace Brad, capello, ma, cioè Disney, capito? Potete fare un film con Brad? Ma sta roba il capello. No, adesso in questo periodo, come ti dicevo, io, mio figlio maschietto, ama le spade, sta facendo scherma, quindi siamo nella fase Mulan, quindi io so tutte le canzoni, mi piace tantissimo, mi piace tutto, Cenerentola, tutti. Ah.
Tutte le principesse, ma se ne devo scegliere una bella, di Bella e la Bestia sicuramente. Ah, io nasco con Cenerentola ovviamente, fino ad arrivare agli ultimi film della principessa Ranocchio e Rapunzel e tanti altri. Al film i protagonisti hanno ognuno un superpotere. Se lei potesse sceglierne uno, in generale, non legato al film, quale sarebbe? No, non ne voglio scegliere uno a questo punto, ne voglio scegliere almeno due. Teletrasporto e trasparenza. Potere che vorrei, forse il teletrasporto, in modo da passare da una parte all'altra del mondo se in uno schicchio di dito. Allora, prima stavo pensando, ho detto, mi piacerebbe leggere la mente, poi dopo ho pensato no, perché magari vedo cose, cioè poi ciaone col fidanzato, no. E quindi penso che il mio superpotere sarebbe quello di aprire gli occhi alle persone chiuse e farle vedere quanto è bella la diversità. Di trasformarmi in tutti gli animali che voglio. Vorrei poter fermare il tempo perché le 24 ore di una giornata non mi bastano più. Allora, dico un potere che ho detto che prima lei ha già un po' di suo, che è rendere le persone serene, felici, quello è un potere bellissimo. Amore, perché quando... bugia, dai, è bello, è bello, è bello. No, e quindi io vorrei avere quel potere, no? Di rendere le persone serene, felici, perché se stai assieme a persone serene, trasmetti positività, campi meglio tu e campa meglio gli altri. Ah, io non lo so, vorrei essere magica e salvare il mondo, tipo come la protagonista del film.